sconfitta, diversa dalle altre, anche se anche nelle altre avevamo fatto una buona prestazione. Rigore sbagliato, un paio di occasioni davanti al portiere che potevano essere anche gol, ed è finita gol. Abbiamo trovato il pareggio e quando siamo andati di nuovo sotto abbiamo provato a pareggiare. Episodi non ci hanno dato ragione, ma noi dopo le sconfitte non è che siamo lì a piangerci addosso, anche perché il nostro campionato è diverso da quello degli altri. Comunque lavoriamo come ogni settimana, anche nelle sconfitte, quindi insomma non c'è niente da andare ad aggiungere. Ma guarda, dovevamo per forza continuare, sapevamo che comunque non era facile perché il Cus è una squadra organizzata, giovane, che gioca a calcio, e per cui la partita in settimana l'abbiamo preparata bene. Oggi i ragazzi sono stati bravi, dispiace per qualche che alla fine credo che la vittoria sia più che meritata. Mi dispiace prendere il solito gol sul calcio d'angolo, e poi credo che oggi abbia fatto due regali, anche sul calcio di rigore lì dobbiamo essere un po' più attenti. Poi è stato bravo comunque Lautaro a sopperire e a parare il rigore. Per quanto riguarda la partita credo che comunque l'abbiamo meritato. Guarda, sai, noi nel nostro piccolo siamo attenti, prepariamo tutto, prepariamo i calci piazzati, prepariamo i rigori, prepariamo tutte le situazioni che si possono verificare in partita. Però sai, quando poi tu prendi un gol sul calcio d'angolo, una squadra posizionata, allora ti dà fastidio. Il rigore credo che comunque sull'uscita magari lui era convinto di prendere la palla, ma diciamo che ha sopperito bene poi nel parare il rigore. Ma il valore di Lautaro non si discute, non lo scopro io, alla mia piena fiducia, anche se qualche, non voglio dire parolacce, la deve evitare. Sono partite che valgono tutte e tre punti, è chiaro che viene una squadra importante, una squadra forte, una squadra che è stata allestita per vincere il campionato, per cui noi in settimana la prepareremo come abbiamo sempre preparato tutte le altre partite, con la speranza, con la voglia di poter portare a casa un risultato positivo. Sì, è stato, diciamo, ho fatto quello che dovevo fare, non è solo mio, sino di tutto il gruppo, tutti abbiamo lottato per vincere questa partita. Secondo me l'arbitro era dietro, ha visto che prima di toccare la palla ho toccato l'uomo, ma secondo me ho toccato tutte e due cose insieme, però ci sta, ha passato, meno male che ho parato il rigore, niente, ci sono tre punti importanti che portiamo a casa. Partita tra partita è una cosa che si deve affrontare, ci sono 11 giocatori contro 11 giocatori, niente, non c'è peso. Abbiamo perso partita importante, però piano piano tutti insieme lottiamo di vincere tutto. Da 5 anni che sono qua, prima sotto Calabria 3 anni, da quando sono qua a Leonforte tanto la società come il paese mi hanno trattato bene. Sto facendo quello che devo fare tanto per me come per la società, per tutto il paese di Leonforte.